Pagina 19. Il 20 agosto sono andato a sedermi davanti al Parlamento svedese. Ho distribuito volantini con una lunga lista di dati sulla crisi climatica e spiegazioni del motivo per cui stavo scioperando. E poi ho postato la mia protesta su Twitter e Instagram. Cosa che presto l'ha fatta diventare virale. A quel punto hanno iniziato a venire i giornalisti e i quotidiani. Un imprenditore uomo d'affari svedese attivo nel movimento per il clima, Ingmar Renzog, è stato tra i primi ad arrivare. Ha parlato con me e ha scattato delle foto che ha postato su Facebook. È stata la prima volta che ho parlato con lui, non lo avevo mai incontrato prima. Molti amano diffondere voci secondo cui ci sarebbero delle persone dietro di me o che sarei pagata o sfruttata per quello che sto facendo, ma dietro di me non c'è nessuno a parte me stessa. I miei genitori erano la cosa più lontana dalla sera attivisti per il clima prima che li sensibilizzassi io. Non faccio parte di nessuna organizzazione, mi è capitato di sostenere e collaborare con diverse ONG che lavorano per il clima e l'ambiente. Ma sono in tutto e per tutto indipendente e rappresento solo me stessa. E faccio quello che faccio gratis, non ho ricevuto soldi né promesse di pagamenti futuri in qualsiasi forma. E questo vale anche per le persone legate a me e ai miei familiari. Naturalmente le cose rimarranno così. Non ho mai incontrato un solo attivista per il clima che combatta per soldi. È un'idea completamente illogica. Inoltre viaggio solo con il permesso della mia scuola e sono i miei genitori a pagarmi i biglietti e all l'alloggio. Eh sì, i discorsi me li scrivo da sola, ma sapendo che quello che dico arriverà a tante e tante persone, spesso chiedo dei consigli. A volte chiedo anche un aiuto ad alcuni scienziati per esprimere certi concetti complicati. Voglio che sia tutto perfettamente corretto per non diffondere dati sbagliati o affermazioni che potrebbero essere fraintese. C'è so che mi prende in giro per la diagnosi che mi è stata fatta. Ma la sindrome di Asperger non è una malattia, è un dono. C'è cioè chi dice che avendo l'asperger non avrei mai potuto mettermi in questa posizione. Ma è esattamente questo il motivo per cui l'ho fatto. Perché se fosse stata normale e socievole mi sarei iscritta in un'associazione o ne avrei fondata una. Ma non essendo molto brava a socializzare, ho fatto quello che ho fatto. Ero esasperato perché nessuno muoveva un dito per la crisi climatica e sentivo di dover fare qualcosa, qualsiasi cosa. E a volte non fare qualcosa, per esempio stare semplicemente seduta davanti al Parlamento, è più efficace di fare qualcosa, proprio come un sussurro a volte risuona più di un grido. C'è cioè anche chi si lamenta perché parlo e scrivo come un adulto. A questo posso solo rispondere, non, pensa, non pensavate che una sedicina potesse parlare per sé. C'è chi dice che i miei discorsi sono troppo semplicistici. Per esempio quando dico la crisi climatica è una questione di bianco o nero. Dobbiamo fermare le l'emissione di gas serra. E voglio che vi facciate prendere dal panico. Ma io lo dico solo perché è vero. Certo, la crisi climatica è il problema più complesso che ci siamo mai trovati ad affrontare, e dovremmo fare il possibile per fermarla. Ma la soluzione è davvero una questione di bianco o nero: bisogna interrompere le emissioni di gas serra. Perché il fatto è questo: o limitiamo l'aumento del, delle temperature a 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali, oppure non lo facciamo. O raggiungiamo un punto di non ritorno in cui si innesca una reazione a catena con eventi che sfuggeranno al controllo umano oppure no. O continuiamo a esistere come civiltà oppure no. Non ci sono zone grigie quando si parla di sopravvivenza. E quando dico che voglio che vi facciate prendere dal panico, intendo che dobbiamo trattare la crisi come una crisi. Quando la vostra casa è in fiamme non vi, non vi sedete a parlare di come potrete ricostruirla per bene. Quando avrete domato l'incendio, se la vostra casa è in fiamme correte fuori e vi assicurate che siano tutti in salvo. Mentre chiamate i vigili dal fuoco, per farlo ci vuole un certo grado di panico. C'è un'altra obiezione al, al cui riguardo non posso fare niente. E sarebbe il fatto che sono solo una ragazzina e noi non possiamo certo ascoltare i ragazzini. Eppure è facile rimediare, basta che ascoltate i fatti incontestabili della scienza. Se tutti avessero ascoltato gli scienziati e i fatti a cui acceno sempre, nessuno dovrebbe ascoltare me o uno delle altre centinaia di migliaia di studenti in sciopero per il clima in tutto il mondo. A quel punto potremmo tornarci tutti a scuola. Io sono solo una messaggera, eppure sono il di tutto questo odio. Non sto dicendo niente di nuovo, sto solo dicendo quello che gli scienziati ripetono da decenni. E sono d'accordo con voi, sono troppo giovane per farlo. Non dovremmo essere noi ragazzi a far questo, ma visto che quasi nessuno sta facendo niente, e il nostro stesso futuro è in pericolo, pensiamo di dover continuare. E se avete qualche dubbio o perplessità su di me potete ascoltare il mio discorso per Ted, in cui parlo di come è nato il mio interesse per il clima. E grazie a tutti per il vostro generoso sostegno, mi dà una grande speranza.